Una interessante iniziativa in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, patrona della città di Alcamo, ci viene presentata da Margherita Asta, che è una personalità molto attiva nel mondo del volontariato, nel mondo del sociale. Margherita Asta, che è sempre stata molto propositiva nel portare avanti delle attività in favore anche delle popolazioni più svantaggiate del cosiddetto terzo mondo. Margherita, innanzitutto vediamo che hai tra le mani una fresca pubblicazione proprio per onorare la patrona della città di Alcamo. Vediamo un chiaro riferimento: 21 giugno 1547, questa è una storia illustrata del ritrovamento dell'immagine di Maria Santissima dei Miracoli. La data fa proprio riferimento al 21 giugno 1547, che è la data in cui tradizionalmente viene collocato appunto il ritrovamento di questa sacra immagine. Quindi, Margherita, di chi si tratta esattamente? Sì, quest'anno ho pensato, oltre a realizzare il videoclip musicale con alcuni canti dedicati a Maria, di dare un volto a quella che è appunto l'esperienza che noi ricordiamo dal 1547 del ritrovamento di questa immagine. Allora ho pensato di incaricare il fumettista Christian Galli per disegnare questi momenti salienti del ritrovamento di questa edicola. Ispirandomi, io ho preparato i testi di questa pubblicazione ispirandomi al libro di Padre Chimenti, allora rettore amato rettore del santuario. E questo progetto, questa pubblicazione è stata presentata. Sono felice e ringrazio Monsignor Giordano, arcipede della Basilica, davvero magistralmente ha fatto questa prefazione, non soltanto spiegando il senso dell'iniziativa, che è rivolta sia ai giovani ma a chiunque abbia piacere di immergersi e immaginare questo momento, ma spiegando appunto il senso anche biblico e cristologico di questo episodio che noi abbiamo. Al termine di tutte le illustrazioni, che quindi si possono sia leggere che guardare, abbiamo, oltre all'affidamento a Maria, la possibilità di uno spazio creativo per i bambini, dove si possono ritrovare le immagini soltanto in bianco e nero per essere poi colorate. Per esempio, assieme alla biblioteca di Alcamo, sabato avremo proprio un laboratorio dove verrà presentato questo progetto e i bambini saranno coinvolti sia nella colorazione ma anche nella visione di un audiovisivo che si ritrova riportato tramite, si può trovare tramite il codice QR su YouTube. Quindi loro potranno sia vederlo, essere immersi da questa voce narrante, che in questo caso è di Luca Violini, un doppiatore, e potranno sia vedere l'animazione del fumetto animato, sia poter toccare con mano questi disegni che mi auguro possano aiutare l'immaginario collettivo a rivivere questi momenti. Molto bello, complimenti Margherita. Voi in questi mesi avete continuato a svolgere anche le attività religiose, sociali, anche musicali, sì, mi permetto sì, di sì, dirlo, sì, sì. Con l'adorazione eucaristica sì. E anche altri sì, momenti di formazione, di incontro. Di formazione. Sì, sì. Ce ne vuoi con parlare? Fatica sì, però abbiamo cercato di non interrompere questo filo che ci unisce, sperando dopo l'estate appunto di riprendere con appunto regolarità. Per noi questi sono appuntamenti importanti, aperti a tutti, perché con molta semplicità, perché i giovani si possono trovare intanto in un ambiente sano, piacevole, poi sì, anche un discorso di fede, però che sia una conquista graduale, quindi non deve necessariamente una persona sentirsi obbligata a fare un percorso o un cammino. Intanto vogliamo stare bene insieme, vivendo dei valori importanti, e poi il resto, quello che vuole il Signore, è quello che è la scelta di ognuno nella propria coscienza. Bene, allora ci aggiorneremo prossimamente anche per far conoscere a chi è interessato le modalità di fruizione di questo, sì. Far conoscere meglio le modalità di fruizione di questa pubblicazione che tu ci hai in sintesi sì. Già detto. Comunque sarà interessante anche
sapere se sì. sarà reperibile all'interno delle chiese. Sì, sì, al termine delle varie, del programma religioso, dei vari appuntamenti, delle liturgie che sono previste sia qui in Chiesa Madre che al Santuario, ci saranno dei giovani che mi aiuteranno appunto nella distribuzione di questo fascicolo. Chi ha piacere lo può acquistare. Benissimo, complimenti. Grazie. E grazie a te, Margherita. E quindi centro storico di Alcamo, che è nel segno della tradizione, vediamo qui intanto la facciata del municipio, cerca di onorare Maria Santissima dei Miracoli, la patrona della città di Alcamo, non facendo mancare queste suggestive luminarie. Vediamole qui, ecco qui, con una zoomata riprendiamo anche la statua di Maria Santissima dei Miracoli, che è collocata proprio nella facciata della chiesa del Gesù, che tuttora purtroppo è chiusa. Margherita, a proposito delle vostre attività anche missionarie, in questi mesi così complicati a causa del Covid-19, che difficoltà avete incontrato? Sì. Senza dimenticare che comunque quando si parla di attività missionaria viene messo in conto tutta una serie di problemi che occorre affrontare e che voi cercate di superare preparandovi nel migliore dei modi. Sì, allora, ovviamente la principale difficoltà quest'anno è stata innanzitutto l'apprensione per tutti i bambini, perché vivendo in questi paesi più svantaggiati non hanno accesso alle cure in maniera immediata e queste patologie si diffondono in una maniera ancora più devastante, quindi questa è stata la prima preoccupazione. Poi ovviamente il fatto di non poter andare personalmente sul posto, gli stessi volontari che si trovavano lì erano bloccati in qualche modo, non riuscivano a creare quei ponti anche materialmente per portare gli aiuti. Quindi noi a distanza si è sempre mantenuto questo impegno, però con la maggiore apprensione che si è avuta a livello globale, paese per paese, poi di quello che è stata questa problematica. E anche questo, infatti penso che questa festa di Maria, tornando poi anche alla nostra città, è bello come queste limitazioni un po' stiano iniziando ad allentare in questo periodo della festa della Madonna, in cui il popolo altamese si può ritrovare anche semplicemente davvero in piazza per un saluto, perché dopo tanti mesi di isolamento abbiamo bisogno proprio di rivederci materialmente, anche soltanto con uno sguardo farci un sorriso e ritrovare la nostra appartenenza di popolo, perché in questa solitudine ognuno di noi penso abbia vissuto tanti momenti di scoraggiamento che adesso invece credo potranno riprendere. Tante possono essere le iniziative, credo che ognuno di noi può prendere, che siano le missioni, che sia fare qualcosa per dei giovani o per degli anziani, che può essere pensare ad una illustrazione, e a seguito di questo poi ci saranno altri progetti che comunicherò via via, e possiamo sempre rimetterci in moto e fare qualcosa per la società, dare speranza, a partire anche da quella piccola fiammella che abbiamo dentro di noi possiamo incendiare davvero chi è accanto a noi. Benissimo, Margherita, allora aspettiamo che sia pronto anche questo audiovisivo, che si prospetta molto interessante, quindi aspettiamo che vengano adottati gli ultimi accorgimenti tecnici, mi pare di capire. Sì, e poi siamo pronti e speriamo di farvi emozionare con la voce di Luca Iolini. Benissimo, grazie a Margherita Asta e buona festa della Madonna a tutti, naturalmente vissuta, speriamo, un senso di responsabilità. Certo, sta diventando anche un po' stancante ripetere sempre le stesse cose, però purtroppo il momento difficile che abbiamo vissuto tutti ci ha insegnato, speriamo, tante cose, soprattutto a convivere con delle situazioni come la pandemia, che ci dovrebbe anche fare riflettere sulle emergenze mondiali, vero? Assolutamente. Sì. Perché siamo tutti quelli che ci siamo resi conto e siamo ognuno responsabile dell'altro.